Fenzinaetta! Io so cantare. Tu sai cantare adesso? Io so cantare, io so parlare l'inglese. Tu so... sai parlare l'inglese? Nella prima puntata abbiamo visto che non sai cantare. Io non so cantare. Adesso dimostraci che sai parlare l'inglese. Io so parlare l'inglese perché ho avuto anche due maestri, un maestro di musica, un maestro di inglese che fa anche canto. Ma quando mai? Cioè, un maestro internazionale, due maestri incredibili, anche dico internazionale, mondiali, anzi, hanno pure spopolato in tutto il web. E quindi ne approfittiamo per lanciare questa rubrica, sì. Tutto ciò che fermenta di Sicilia nel web, noi lo faremo vedere in queste 10 puntate e cominciamo con una cosa di successo direttamente dallo Zè, dalla nuova bottega dello zio Franco. Ecco a voi, povero Gabbiano. Sopra una scogliera non hai voglia di volare, guarda attorno mare e non sai chi le chiama. Povero gabbiano, hai perduto la compagna, non ne va la pena che capisca io perché. Ma ragazzi, vai. Grazie maestro. Allora, assolutamente, io sono contentissimo che ci siano Franco Gioia e Duracell, perché sono due ragazzi, Franco Gioia. Ehi, prova, sì. Due ragazzi che hanno avuto il successo meritato, sono rimasti genuini, sono veramente contento, sono uno di quelli che li apprezza e a cui fanno ridere da morire, ma non parliamo di inglese, no, ragazzi. No, così. Scusa. Noi facciamo un programma che deve essere educativo per la gente. Questo non è inglese. Ma io non ho parlato in inglese, né io e né il maestro Franco Gioia. Esatto. Noi abbiamo fatto un piccolo interprete di diciamo napoletano. Va. Sì, ma in inglese, dico, quello che abbiamo visto poc'anzi nel video non è inglese. No, adesso non è inglese, ma quello nel video è inglese. Vogliamo dare prova di questa di questo inglese anche forbito, fatto bene. Ma chi, loro? Sì, loro? Ascolta, è bene, ascolta. Con le mani, vai, forza! A chi sono? Come on, I just love. Scusa. Perché hai fatto fermare il maestro? Non è Aghislo. Noi ha un anno che studiamo e cantiamo e tu mi vorrei dire con Aghislo. Non è Aghislo. Scusami. Cioè, voglio cantare, mi rimetti nella musica. Ci pensi tu. Ma la faccio sentire la prova. Aghislo! Allora, non è Aghislo, chiamiamo una persona che parla. Cristi, vuoi venire qua? Hai bisogno di me? Canta questa canzone famosissima. Oh, ok, grazie. Uno, due, tre. Aghislo, baby, don't hurt me. Come? Hey. Come on me. All right. Stiamo facendo una trasmissione in Sicilia, ci seguono i ragazzi, non è Aghislo. Addio le battamazze. È Aghislo. La pronuncia. E che è? Dillo tu. Aghislo. Direttamente da Palermo, dal quartiere Zen, dobbiamo essere felici per loro. Grazie. Speriamo che creeranno qualcosa di più artistico e di rivederli magari qui a Sicilia Cabaret. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao Franco. Ciao Franco, vai lui che ricanca il taglio. Passiamo a una monologhista di Catania, Loredana Scalia. Sono consumata. Gli uomini di una volta non ci sono più.
che poi effettivamente io non ho capito se sono cambiati gli uomini o siamo cambiate noi donne. Io una volta mi ricordo che c'erano mariti che alzavano la voce e le donne, le mogli, zitte e mute. Oggi la donna reagisce e se è il caso anche denuncia. Certo, ci sono donne che ancora prediligono l'uomo severo, quello che le tiene in riga. Fatelo cummi a carica, va a spacco, un da la testa. Qualche mese fa mi sono frequentata con Luciano, istruttore di arti marziali. Aveva un fisico asciutto, proprio era bellissimo, perfetto, tutto tonico. Ce l'avrete presente a Barbie? Io era suo marito. Di lui mi ha colpito inizialmente i suoi modi. Era così gentile, attento alla dieta, attento a quello che mangiava. Però c'è un però, sempre, in tutti quelli che capito io. Dico, gioia mia, che tu nella vita quotidiana tu sia così gentile, così preciso, a me mi sta anche bene. Ma quando siamo soli, nell'intimità, a letto, ma lasciati andare, cafurra, fammi vedere quello che sai fare, improvvisa, sorprendimi. No che mi pareva che era cuccata con una balata di ghiaccio. Tutto il tempo che faceva, mi metto di sopra, mi metto di sotto. Che fa? Mi metto di lato? Mi metto dall'altro lato? Mio, un giorno non ne ho potuto più. Ci disse, facciamo che io me ne vai a me casa e tu da spurugli solo. Cioè, scusa. Questo mi prende, ma acchiappa per il collo e mi fa, ehi, io una cagna come te la trovo in 5 minuti. Me, che mi disse, parto con una tombulata, a tipo 1000 scilo, caccio a 2 mesi mezza la faccia. Ve lo giuro che il dentista con l'anestesia a fare un effetto del genere non ce la fa. Comunque io mi sono alzata, mi sono vestita, stavo per andarmene e chiesto un'altra volta, viene coito, dice ricordati che io merito di più, ci sono ragioni, hai, ah, un'altra bella tumbulata. Io ci addormisci l'altra mezza faccia. E io quel giorno ho capito 3 cose. 1, che sono una donna libera. 2, che non ho paura di nessuno. 3, che hai più che pallido. Sono consumata. E rientriamo a Palermo con un monologhista vecchio, talmente vecchio che è in pensione, Toti Siracusa. Buonasera. Finalmente sono in pensione. Però durante la mia vita ho fatto tanti mestieri. Però il più bel mestiere che ho fatto è quello del cameriere. Il cameriere è un mestiere molto sacrificato, però nello stesso tempo molto divertente, perché le cose che succedono non sono mai male. Figuratevi che ho lavorato all'estero, pure in un campo di nudisti. Voi pensate, cliente nudi, io servivo ai tavoli pure nudo, ero costretto a camminare a così. A un certo punto un cliente mi fa, dice, ma perché cammina a così? Si disse, secondo lei in questa condizione tutta un'ora, i piccioli li mangio e me li infilare. Incontro, mentre cammino così, incontro un cliente che camminava a così. Che si copriva la parte intima. Sì, ma che fa? Prova vergogna. Dice, no, dice, che perché mi trattengo l'app. Sì, perché non c'è la toilette. Dice, ma che stai dicendo? Dopo come facessi fare una bottiglia di champagne 100 euro, lei che pensa che va a pisci. Ma tegni i rinchi. Mi cambiano di servizio, mi spostano in spiaggia a preparare cocktail. E incontro una coppia palermitana. Ho fatto amicizia e ci disse, scusate, ma voi che avete trovato qua in questo campo di notizie? Cioè, con tante spiagge che ci sono a Palermo, c'è Mondello. Dice, perché noi non stiamo venendo in Mondello. Dice, solo con potremmo uscire dalla spiaggia, perché ne fottere il ruolo, beh, a noi tardavamo fino a casa. Dice, stiamo tranquilli. Mi sono trasferito poi a Palermo e ho lavorato nel ristorante. Palermo, nel ristorante, qua vuole cotta e qua vuole cura. Tavolo di sinistra, senta, senta, che fa, può abbassare il sale con il ristorante? Mi stai ghiacciando tutta la cibocata. Tavolo di destra, senta, senta, stiamo squagliando un cavolo. Che fa, perché sale che sarà condizionato? Certo, capisco, il cliente ha sempre ragione. Ma il problema è che noi c'è nel locale, l'aria condizionata non avevamo avuto mai. Scena di carnevale, tassativamente tutti in maschera. Clienti in maschera, cameriere tutti in maschera e fuori c'era un boxeggiatore vissuto di Zorro che la spada che diceva su un po' di piccolo per tagliare tutti i ruoli. Pubblicità e poi ci vediamo per i saluti.
così finisce la seconda puntata di Sicilia Cabaret. Sì. Ringraziamo Massimo Minutella, Daria Biancardi, i Marneige, Mina Fo, Matranga, Cristi Peruso, Cristi, e tutti i comici di Sicilia Cabaret. Aspetta, dura! Ciao, levateci i batteri! Dobbiamo ringraziare anche voi che state sempre con noi. Grazie per i risultati della prima puntata. Grazie a tutti coloro che sono venuti qui ospiti questa sera. Per noi è un piacere stare qui a intrattenervi, perché ci riteniamo tutti gli artisti dei sopravvissuti. Sì, sì, è vero. Sì, sì. È vero. Cantiamo dunque. Cosa? Dai. Qualcosa che riguarda i sopravvissuti. E allora canta quello che vuoi, Daria. Va bene, dai. Oh! Vai. First I was afraid, I was petrified. Bravissima! Yeah, thinking I could never live without you by my side. Wow! You wanna do it? Yeah, sure, okay. What? But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I learned how to get love and saw you back. Well, I was thinking I should not be finding you with that sad thing. I should have changed just to the light. I should have made the live like you. If I had known for just one second you'd be back to bother me, go on now, go. Or nothing else. Don't turn around, no. Don't you know I'm coming anymore? Would you think I crumble? Would you think I lay down and die? Oh, no, 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 no